Giovani nuotatori che escono dal guscio della propria squadra, ma anche della propria provincia e dei soliti avversari. È questo forse l'elemento più avvincente del meeting della Bolzano Nuoto, che al solito ha coinvolto decine di atleti e un folto pubblico sugli spalti dell'impianto di Maso della Pieve. In arrivo anche team del Trentino e dell'Austria per quel tocco di internazionale che male non fa. Protagonisti, prima di tutto, i bambini con grande voglia di calarsi in corsia anche solo per provare l'emozione della gara. Siamo circa 500 atleti provenienti da tutto il nord Italia e dall'Austria e per un totale di più di 900 partenze su 21 squadre che partecipano. Ecco, il movimento bolzanino si mostra in gran salute, insomma la risposta è buona. Assolutamente sì, le due squadre più numerose sono Bolzano Nuoto ed SSV Bozen, che hanno le loro squadre al completo, e si assisterà durante tutta la manifestazione a gare di alto livello sia per le categorie dei bambini più piccoli che dei ragazzi più grandi. E l'incontro con le altre scuole, con le altre squadre, com'è per i ragazzi? Aiuta anche a capire un po' il metro della competizione? Sì, è un po' diverso dalle solite gare provinciali in cui ti scontri praticamente sempre con le stesse facce, con le stesse persone, le 10-11 società della provincia o della regione. Adesso, vedendo questi atleti provenienti da altre zone, hai una più vasta conoscenza di quello che può essere il mondo del nuoto. Accolta da una vera e propria ovazione della tribuna, entra in vasca anche l'azzurra Laura Letrari, che si impone con facilità disarmante e poi attraverso i nostri microfoni si concede un appello direttamente al sindaco Luigi Spagnoli. Diciamo che è la prima gara dopo dei cicli fatti sia a Verona che qui a Bolzano. Stiamo cercando di finalizzare alcune cose e migliorare degli aspetti tecnici. Mi sento un po' meglio di un mese fa, quindi diciamo che il lavoro sta andando bene e si continua così. Quindi va bene. Prossimi obiettivi? Indubbiamente gli assoluti che ci saranno ad aprile, che valgono come qualifica per i mondiali. Ti chiedo un'ultima cosa, si è fatto un po' di parlare negli ultimi settimane sugli impianti di Bolzano, come siamo messi col nuoto e cosa si può fare per migliorare? Ma io proporrei sta benedetta vasca da 50, che mi sa che ormai non so da quanti anni è lì che aspetta, però quello sicuramente è la cosa che manca. Per il resto credo che l'Alto Adige in sé offre veramente delle strutture che non si trovano facilmente, quindi sotto quel punto di vista lì va bene, però serverebbe questa vasca da 50, perché devo andare a Verona o all'estero, ovunque, quindi speriamo. Ti chiedo al sindaco. Signor sindaco, cosa aspettiamo?